Mr. Wrong, lezioni d'amore. Trama puntate dal 7 all'11 giugno 2021. L'accordo tra ESG e Osgur. Mr. Wrong promette di far divertire con le sue tante scene divertenti, ma allo stesso tempo appassionare il pubblico italiano. Già nella seconda settimana di messa in onda, il rapporto tra Osgur ed ESG diventerà più stretto, anche per via di un accordo che la INAL vorrà accettare. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Mr. Wrong, lezioni d'amore. Dove eravamo rimasti? ESG prepara una festa di compleanno a sorpresa per il suo fidanzato. Tutto è organizzato nei minimi dettagli e la ragazza è al settimo cielo, ma quando sorprende il suo ragazzo fa una scoperta terribile. Lui sta baciando la sua amante. ESG lo lascia e si promette di lasciarsi affascinare soltanto dagli uomini giusti. 3 mesi dopo, a una cena con le amiche, ESG riceve una telefonata dalla mamma che la invita a trovare finalmente un uomo. Anche Osgur, un grande seduttore, riceve lo stesso genere di telefonata dalla madre. ESG e Osgur si incontrano e hanno un forte litigio perché vogliono prendere lo stesso taxi. Il giorno successivo la INAL riceve una serie di brutte notizie. Non ha ricevuto la promozione sul lavoro e il suo ex la invita a lasciare immediatamente la casa in cui vive. ESG si ubriaca nel locale di Osgur e quest'ultimo le dà una mano per andare a dormire. ESG arriva a baciarlo in preda alla confusione. Osgur intanto è preoccupato perché la madre vuole presentargli tutte le donne della città in occasione del matrimonio di sua sorella. Il suo amico chef così gli suggerisce di portare una falsa fidanzata alle nozze. Lunedì 7 giugno 2021. ESG legge sulla terrazza del palazzo della sua amica, dove è andata a vivere, un libro che spiega dettagliatamente tutte le regole per trovare l'uomo giusto. Osgur, che vive lì, si accorge del tipo di libro che sta leggendo la ragazza e inizia a sfotterla e a punzecchiarla. ESG ribatte che sicuramente lui non è l'uomo giusto e che lei invece vuole conquistare un dottore. Osgur dice alla INAL che lui conosce alla perfezione tutti i trucchi per far cadere ai propri piedi l'uomo giusto. ESG intanto deve andare ad una festa in cui sarà presente anche Serdar. Una volta arrivata, ESG individua immediatamente il medico e inizia a raccontarsi, esagerando sulle sue qualità. Alla fine della serata, la INAL chiede a Serdar di uscire insieme un'altra volta, ma da soli. Il medico sembra non essere affatto d'accordo e replica di avere troppi impegni per andare fuori con lei. Durante la stessa serata, Osgur cerca disperatamente una fidanzata da portare al matrimonio della sorella. Ogni tentativo però risulta vano. ESG e Osgur tornano a casa entrambi molto delusi. Martedì 8 giugno 2021. Osgur incontra ESG, estremamente delusa come lui. Al ragazzo così viene un'idea brillante per accontentare entrambi e risolvere tutti i loro problemi. Osgur propone alla INAL di interpretare il ruolo della sua fidanzata soltanto per un giorno al matrimonio di sua sorella. In cambio lui le spiegherà tutte le regole per trovare l'uomo giusto, ma soprattutto per conquistarlo. ESG sembra essere attratta dalla proposta e ne parla con Osgur. I due cercano di contrattare, ma alla fine ESG si innervosisce e litiga furiosamente con Osgur. Una volta tornata a casa, alla ragazza sembra di vedere tutti i suoi ex fidanzati che la rimproverano aspramente per aver sbagliato con loro. ESG si convince di aver commesso degli errori in tutte le sue relazioni precedenti perché non conosce le regole di cui le ha parlato Osgur. La INAL così pensa seriamente alla possibilità di rivalutare l'accordo. Mercoledì 9 giugno 2021.
ESG riceve una telefonata dalla mamma, che vuole sapere tutto su come è andata la serata trascorsa con il medico. La ragazza è costretta a rimanere molto vaga per evitare di mentire, ma allo stesso tempo per non dire la verità su come sono andate le cose. Allo stesso tempo, anche Osgur riceve una telefonata dalla madre ed è costretto a dirle di aver già trovato una fidanzata. Quando la donna le chiede il nome, lui replica che si chiama Esgi. Proprio in questo momento, Lainal entra dalla finestra di Osgur, passando per il terrazzo. Esgi dice a Osgur che accetta assolutamente l'accordo, ma vuole sapere qualche regola per trovare l'uomo giusto. Osgur inizia dicendo che Serdar dovrà innamorarsi di Esgi e chiederle di sposarlo entro 3 mesi. Gli uomini seri infatti si comportano in questo modo e se il tempo scade significa che Serdar non è l'uomo giusto. Il medico dovrà innamorarsi entro l'estate. Esgi intanto organizza con le sue amiche un nuovo incontro con Serdar. Stavolta avrà luogo al tennis club e Lainal è convinta che andrà molto meglio. Osgur l'aiuta a vestirsi e a prepararsi per fare colpo sull'uomo giusto. Giovedì 10 giugno 2021. Al tennis club arriva Serdar. Esgi studia ogni sua mossa al telefono con Osgur, che le dice passo passo come comportarsi e cosa dire. Esgi va via esattamente quando glielo suggerisce Osgur e sembra fare colpo sul medico perché è riuscita a farsi desiderare. Osgur la riaccompagna a casa e i due sembrano avvicinarsi molto. Kansu però contatta Esgi e le dice che ha sbagliato ad andare via così presto. Infatti Serdar ha vinto il torneo di tennis e ha tantissime ragazze intorno che lo stanno corteggiando. Esgi va su tutte le furie e pensa di aver sbagliato a seguire i consigli di Osgur. Intanto Kansu inizia a stringere un bel rapporto con l'amico chef di Osgur. Quest'ultimo inizia a corteggiarla instancabilmente e a lei non dispiace. Esgi incontra Osgur sul terrazzo e si altera molto con lui per i consigli che le ha dato su Serdar. Secondo Lainal erano tutti sbagliati e ora ha perso la sua opportunità di stare con l'uomo giusto. Osgur si arrabbia e difende la sua strategia, ma qualche tempo dopo Esgi riceve la telefonata di Serdar. Quest'ultimo sembra essere davvero ben disposto e colpito positivamente dalla ragazza. Venerdì 11 giugno 2021. Esgi capisce che forse la strategia adottata è corretta e ne va a parlare con Osgur, scusandosi. Osgur si complimenta con lei per non aver risposto alla telefonata e la invita a farsi desiderare. Dovrà ricontattare il dottore soltanto il giorno successivo, come se avesse avuto da fare o non fosse così interessata. Esgi torna a casa e va a dormire, felice di avere delle possibilità con il medico. Appena si stende a letto però inizia a sognare di essere tra le braccia di Osgur e di essere abbracciata da lui. Esgi si arrabbia con se stessa per sentirsi attratta da un altro uomo sbagliato. In ogni caso Lainal cambia lentamente idea su Osgur e crede che sia giusto aiutarlo come può durante il matrimonio della sorella. Il giorno successivo si reca da lui e gli svela che per via della grande gentilezza che ha dimostrato e dato che i suoi consigli si sono dimostrati utili è pronta ad aiutarlo come può con il matrimonio della sorella. Osgur resta senza parole e dice ad Esgi che non si aspettava che alla fine avrebbe mantenuto la sua parte dell'accordo. Voi che cosa ne pensate? Credete che sarà questo l'inizio di una bella storia d'amore? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.